Buona giornata. Nel nostro spazio dell'Associazione Paese delle Donne, oggi ospitiamo Eliana Rasera del gruppo Iniziativa Femminista. Eliana Rasera ha una lunga storia femminista alle spalle, è una femminista storica, ha partecipato al Movimento di Liberazione della Donna di Catania, il famoso MLD. Ha una lunga vita lavorativa molto interessante come segretaria di redazione della rivista I Siciliani, che vi ricordo fu fondata da Pippo Fava, che è stata una vittima della mafia. Ed è anche una donna che ha attraversato le istituzioni, ha avuto un paio di mandati come assessora, e come dirige, è stata dirigente sia a livello regionale che a livello nazionale dei Verdi. Quindi è una persona con la quale si può parlare benissimo, sia della presenza o dell'assenza delle donne nelle istituzioni, e sia, come focus della peculiarità di questo gruppo Iniziativa Femminista, che vi ricordo è uno dei, organizzatori del webinar del 26 maggio, un confronto politico aperto sulla situazione attuale. Tra i molti gruppi di varia estrazione, ma praticamente confluenti su una teoria, su un pensiero che parla di una presenza delle donne nell'istituzione variamente declinata, noi proprio su questo vorremmo sapere la declinazione con cui viene articolata questa presenza attuale o futura o soltanto ipotizzata con Eliana Rasera. Sì, intanto buongiorno, buonasera. Perché Iniziativa Femminista? Iniziativa Femminista nasce dall'incontro di donne, che già ci conoscevamo, alcune di noi, tipo Laura Cima, Monica Lanfranco, e altre donne, fanno parte anche di altre associazioni, con esperienze diverse, anche con provenienze diverse, sulla spinta del partito europeo che si era creato in Svezia e che aveva dato anche nello scorso mandato, no, nell'ultimo, aveva dato anche delle elette. Soraya Post era una di queste. In occasione della ventennale della rivista Marea è stata invitata sia da Monica Lanfranco a Genova, poi ha fatto un tour spiegandoci un po' come loro si erano organizzate e come entrare nelle istituzioni. Ma al di là del fatto che noi ci fossimo state, io o tante altre, nelle istituzioni come donne, magari in partito, questo era un progetto. Un sogno, un'utopia, che si è realizzato in un momento storico preciso e che ha portato per la prima volta nel Parlamento europeo delle donne che erano state elette con una lista che si osava definire femminista, con un partito vero e proprio delle donne, un partito femminista. E allora noi ci siamo cominciate a interrogare su questa possibilità, visto che la politica non ci piace assolutamente come viene condotta da 10 anni a questa parte, non sono semplicemente gli ultimi avvenimenti, ma tutto quello che è successo in Italia. Beh, veramente diciamo che non ci piaceva neanche 40 anni fa, se no non avremmo fatto certe scelte. Però veramente negli ultimi decenni è andata sempre di più degenerando. Famoso tetto di cristallo di cui si parla tanto è stato sempre più di difficile raggiungimento. Quindi l'ispirazione è quella di un partito, è quella di un partito europeo a livello di donne, un partito di donne a livello europeo. Qui comincia la prima grande divisione, cioè un partito di donne che si rivolge alle donne e un partito di donne che nei suoi organismi è anche uomini e si rivolge in senso generalista a uomini o donne. Allora, nasce come partito di donne, su probabilmente anche
una spinta, diciamo, utopica. Ci rifacciamo molto al, almeno noi abbiamo preso come una sorta di guida Terra di Lei, che presuppone un governo di lei, che è un libro bellissimo di Charlotte Gilman, Perkin Gilman, e che parla di un uomo, è anche un libro un po' umoristico, parla di un uomo che si trova, un viaggiatore che si trova a percorrere una terra dove, che è governata dalle donne. Ed è stata una cosa che ci ha entusiasmato molto, non il libro, tutto il progetto, diciamo, soprattutto parlare con queste donne, l'entusiasmo, le spagnole, le tedesche, insomma è stato veramente un periodo di molto entusiasmo in cui abbiamo cominciato a confrontarci con le donne di tutta Europa e vedere che poi di fatto le esigenze sono sempre le stesse. È proprio un modo di governare maschile che non ci piace. E partiamo anche da una radice, da una matrice che è l'ecofemminismo. Per questo ci incontriamo con donne che sono sul nostro stesso sentire, sulla nostra stessa onda. Perché la nostra natura ecofemminista ci, io vengo dai Verdi fra l'altro, ci indica un percorso che deve essere un percorso paritario, paritario in tutti i sensi, tra tutti gli esseri umani e la natura. E i diversi, gli sfruttati, gli emarginati, i migranti, non solo le donne, diciamo, però il nostro è uno sguardo diverso, lo sguardo delle donne su questi problemi è uno sguardo diverso. Quindi la ragione per cui vi chiamate iniziativa femminista è che ritenete che questa vostra sia un'iniziativa la prima del genere e che si ponga, abbia queste specifiche caratteristiche. Sì. Certamente ha le specifiche caratteristiche di essere la prima in Europa che ha avuto i suoi frutti, poi chiaramente con l'ondata del populismo e del sovranismo nell'ultima tornata elettorale europea è stata spazzata via. Ma non è che sono state spazzate via le idee, non è che sono state spazzate via i contenuti, si è visto quello che è successo anche in Italia, insomma abbiamo visto dove siamo arrivati fino ad oggi, che sono morti dei bambini in mare, qui io sono siciliana, per cui queste cose le vivo, perché ogni naufragio di ogni barcone mi colpisce terribilmente, e si è visto come vengono picchiati i detenuti e Salvini gli dà la solidarietà. Insomma, tutte queste cose non ci lasciano indifferenti, perché lo sguardo femminile sul governo di questi eventi è diverso. Allora, noi non vogliamo essere l'associazione, abbiamo costituito in Italia un'associazione per poterci muovere anche sul territorio, perché ci muoviamo anche localmente, però noi non vogliamo semplicemente un movimento femminista di protesta. Cioè, io ormai ho un'età che poi ne potevo stare benissimo tranquillamente a casa, o perlomeno a casa non ci sto, però in ogni caso, insomma, non ho... io voglio governare. Io ho governato, e dove ho governato anche nel mio piccolo ho visto dei cambiamenti, perché gli uomini non ci pensano proprio a certe cose. Ecco, su questo ti fermo un secondo. Siccome proprio hai un'esperienza istituzionale, ce l'hai anche abbastanza lunga, e ce l'hai anche in un partito, quello dei Verdi, il movimento, quello dei Verdi, che già all'epoca era molto all'avanguardia, seppure diversificato, e che ancora oggi ha un ruolo, anche se appunto portato avanti da soggetti diversi. Quali sono le cose principali di ostacolo che tu hai trovato nella tua vita istituzionale? Allora, io nella mia vita istituzionale all'interno del Partito dei Verdi, devo dire, mi sono trovata fino a un certo punto
All'inizio soprattutto mi sono trovata bene, soprattutto mi sono trovata in un partito in cui eravamo tantissime donne, abbiamo costituito un forum delle donne verdi, abbiamo fatto delle battaglie molto importanti, riuscivamo a portare a compimento delle mozioni, a farcele votare, abbiamo fatto un convegno a Catania stupendo, la politica sostantivo femminile, in cui appunto allora c'era ministra Laura Balbo, ed era l'epoca della primavera dei sindaci, per intenderci, dove sembrava che veramente qualcosa stesse per cambiare. Poi a poco a poco si è cominciato a verificare questa sorta di espulsione anche da partiti che sentivamo amici, fratelli, cioè li avevamo fondati, abbiamo contribuito a fondarli. Io in Sicilia, Laura per dire a livello nazionale, Laura Cima, o a tantissime altre donne, da Adelaide Aglietta, che provenivano da altri partiti peraltro, e che avevano fatto questa scelta di fondare insieme ad amici, compagni verdi, non verdi, provenienti da altre sempre esperienze, un soggetto politico ecologista. Di fatto adesso si vede come questo soggetto politico ecologista è ridotto alla frutta, non si capisce perché in tutta Europa i verdi avanzano, galoppano, da tutte le parti, insomma, quasi da tutte le parti sono in mano a delle donne splendide, in gamba, e invece in Italia arretrano fino a quasi a sparire. Ecco, e io nel 2000... per una carenza di pubblicizzazione della proposta, una carenza di definizione di un'attualità, di un porsi in modo incisivo nell'attualità, o arretrano su un movimento generale di arretramento di tutta la sinistra, del centro-sinistra, di quello che fu la sinistra, diciamo, a favore di elementi che possono essere certamente di destra o centristi, però è più un dato generico, non è soltanto definibile con i partiti del centro e della destra. Insomma, è un movimento diverso. Diciamo che non è che non si parli di ecologia, se ne parla forse troppo e male. Nel senso che adesso tutti hanno il pallino dell'ecologia. Anche la pandemia che è esplosa, queste cose le ha messe in luce, perché ha messo in luce delle cose che noi dicevamo già 40 anni fa e che venivamo avvertiti come terroristi, come persone che eravamo quelli del no, quelli che non volevamo che succedesse, che si cementificassero le coste, che si otturassero i fiumi, insomma tutte le cose che adesso dicono tutti, noi le dicevamo 40 anni fa, e quando le dicevamo 40 anni fa venivamo presi per pazzi, visionari. Ecco, noi donne siamo ancora visionarie. Noi l'abbiamo toccato con mano, perché poi tutto questo discorso dell'ecologia è un discorso che si rifà alla cura. Alla cura, e perché è esploso proprio nella pandemia? Perché nella pandemia si è vista la fragilità non soltanto dei nostri corpi, ma la fragilità che noi denunciavamo da anni, che è la fragilità dei territori. I nostri territori sono fragili e hanno bisogno di una grande cura. La cura non è per una donna semplicemente badare ai bambini o agli anziani. La cura significa poter intervenire con misure economiche, con misure di welfare, con misure di lavori pubblici. Io ero assessora all'urbanistica, per esempio. Non ho voluto altri assessorati, ho voluto proprio il territorio, perché il territorio ha bisogno di molta cura. In Italia, man mano, il partito, diciamo, dei Verdi ha perso terreno, perché forse non ha saputo lavorare bene sui territori. Torniamo un attimo a Iniziativa Femminista. Sì. E quindi ha la proposta di una voce partitica, quindi strutturata in qualche modo come un partito, all'interno del Parlamento, perché questo è un partito, se no sarebbe un'altra cosa. Certo. Poi, voi di Iniziativa Femminista pensate che sia più efficace una voce di un partito di donne all'interno di una pluralità partitica parlamentare,
una voce di un gruppo, di un movimento, di un soggetto femminista di pressione esterno all'agone parlamentare. Allora, i gruppi di pressione esterna già ci sono, hanno lavorato anche bene, non so, 50 anni che facciamo pressione, non è che siamo nate ora, anzi 50 anni da quando me lo ricordo io, perché insomma, ma dal voto alle donne, anche da prima, i gruppi di pressione ci sono sempre stati. E diciamo che in Italia le vere conquiste si sono avute grazie ai gruppi di pressione poi alla fine, per cui si potrebbe parlare anche in termini di lobby se fossimo in America, ma non siamo in America e non abbiamo neanche quelle... Non è propriamente la lobby, perché la lobby ha delle caratteristiche certamente di pressione, ma anche di potere economico. E di potere economico. E di anche, diciamo, contrattualità che viene anche dal potere economico. Mentre i movimenti di pressione sociali, sociopolitici, di ogni genere, compreso quelli femministi, non hanno questo potere contrattuale di questo tipo. Non per demonizzare assolutamente il soldo, che serve sempre, però non hanno questa contrattualità. Hanno però, come appunto sappiamo tutti, nella nostra vita l'abbiamo visto, forti movimenti di pressione che attraversano la società, cambiano la società, senza avere per questo una connotazione di sigla, una struttura, un'organizzazione e un posto a sedere dentro il Parlamento. E io di questo ti chiedevo, se tu il problema non è... Avreste scelto, dopo tutta questa esperienza, di sedersi in Parlamento oppure di incrementare una presenza esterna? No, sinceramente il discorso del gruppo di pressione ci può stare, ma se non c'è poi lo sbocco, che è uno sbocco necessariamente istituzionale, ma non soltanto nel Parlamento, nella società. La società è formata da tanti poteri, da tante istituzioni, e se noi stiamo a guardare bene anche l'ultimo governo, insomma Draghi, la commissione che deve poi, che poi alla fine deciderà sul PNRR, è formata tutta di uomini. Allora è inutile che poi ci danno il contentino che siccome ci sono i gruppi di pressione all'esterno ti fanno una persona consulente, una donna consulente in una certa cosa. Non voglio fare nomi perché sarebbe sgradevole. Amo tanto, io, assolutamente inutile. È assolutamente inutile, però bene o male l'abbiamo visto, è sotto gli occhi di tutti. In questo ultimo anno abbiamo partecipato a tantissime iniziative organizzate anche dalla stessa parte, e bene o male il risultato è sempre quello. Sì, si riesce magari a smuovere qualcosa, si riesce ad avere qualche piccola voce, però poi nella stanza dei bottoni ci stanno sempre gli uomini. Sono gli uomini quelli che prendono le scelte. Allora questa è la scelta nostra. La scelta nostra, che può essere veramente un sogno, che forse io non vedrò, e che ci stiamo impegnando per trasferire fondamentalmente queste nostre conoscenze alle nuove generazioni, è quella che bisogna governare. Bisogna governare, bisogna essere dove ci sono le leve del potere. Il potere non è una parola da demonizzare. Il potere significa poter fare delle cose. E quindi farle fare agli altri secondo i propri desideri, perché questo è proprio ma la non sono soltanto del potere. Ma non sono soltanto desideri, è una visione del mondo. È veramente quello che ora adesso appunto tutti dicono, il cambio di paradigma. È la visione della società che è completamente diversa. È come si affronta l'economia,
come si affronta la scuola, come si affronta la cura, come si affronta il territorio. Sono questi i problemi seri di un paese, ma non soltanto di un paese, del mondo in questo momento. Noi lo vediamo anche sulla storia dei vaccini, l'abbiamo visto con la fame nel mondo, l'abbiamo visto, insomma lo vediamo quotidianamente quello che accade nel mondo. Il mondo, eppure ci sono dei paesi che sembrano per noi misteriosi, che sono governati da donne. E dove le donne veramente sono morte per governare questi paesi. Ci sono dei posti in Colombia in cui le donne si sono fatte uccidere per rifiutare quel sistema del narcotraffico, chiaramente la misoginia alla base, il patriarcato e tutte queste cose sono scontate. Un lessico politico che conosciamo, insomma. Ecco, diciamo, lo conosciamo matrice, però sono morte e però hanno vinto, tante di queste donne hanno pure vinto. Questa è una cosa magnifica, che abbiano vinto, veramente. E infatti, la speranza che noi vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, alle ragazze, perché noi siamo tutte donne, insomma no, ci sono in iniziativa femminista, per fortuna, soprattutto a livello europeo, ci sono tante donne giovani. Ci sono le spagnole che sono molto in gamba, le tedesche. In Italia ci sono delle donne impegnate nei centri antiviolenza, impegnate che sono veramente molto in gamba. Allora, dall'unione di questa diversità, diciamo, generazionale, noi vorremmo poter trasmettere alle altre donne, a quelle più giovani, a quelle che verranno dopo di noi, che non basta la manifestazione in piazza col cartello come domani faranno l'1 luglio, perché sì, resta un momento, è lì, noi ne abbiamo fatte tante ed erano epoche storiche diverse comunque. Adesso si affastellano l'una sull'altra, non si capisce né più che cos'è il gay pride, che cos'è la manifestazione di donne. Non apriamo questo discorso perché poi scenderemo su... Questo discorso l'apriremo, però non in questo momento, perché invece questa è una delle tematiche sul tappeto, cioè l'utilizzo della cosiddetta piazza, come, quando e perché. Poi ci sono anche nelle generazioni politiche, direi non anagrafiche, delle esperienze positive, delle esperienze negative. Rimane in chi non l'ha fatta e non ha vissuto alcune stagioni la voglia di farlo. Ci siamo passate tutte su altri piani e si sente, si percepisce a pelle. Però questo è un discorso importante, ma che non abbiamo proprio il tempo di affrontare. Adesso come adesso finiamo questo nostro breve incontro, però penso molto interessante, con Eliana Rasera, chiedendo qual è nell'attività odierna il calendario di iniziativa femminista. State preparando qualche evento? State preparando qualche documento? Allora noi intanto continuiamo, abbiamo avuto una batosta chiaramente sia dal fatto che a livello europeo ci sia stata una frenata rispetto a quali erano gli scenari che si erano già conquistati, no? Da premettere che Soraya Post è una donna splendida di origini rom, fra l'altro, per cui è proprio una visione del quando si parla di rom già bisogna stare molto attenti, e non è che questa batosta non ci ha impedito però di continuare a lavorare, perché subito dopo è venuta la pandemia. E la pandemia ci ha rinchiuso nelle case, ma questo non ci ha impedito, anzi forse è stato un motivo di riflessione ed è stato un motivo di studio anche. Io ringrazio anche il fatto di essermi potuta confrontare con tante donne che non conoscevo di altre città, per poter apprendere, per poter incamerare, per poter ancora imparare, e anche da ragazze, da ragazzine di 18 anni, e anche attraverso opinioni diverse si impara sempre. Certo, perché lo scambio nel webinar è uno scambio certamente su un lessico
è diverso e da codificare, però è uno scambio, si può, è È un'utilità uno scambio. anche questo. E È noi uno su questo scambio. scambio dobbiamo chiudere per forza, salutando Eliana Rasera e il suo gruppo di iniziativa femminista, di cui è una delle referenti, e col quale naturalmente torneremo a interloquire proprio su alcuni temi che sono usciti da questa e da altre interviste dei gruppi proponenti questa piattaforma, non più volte ripetuta, del 26 maggio, che ha sicuramente messo in luce, se non altro, un calendario di tematiche molto, molto, molto interessanti. Grazie, Diana Rasera, e grazie a tutti e a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui. Grazie a voi e volevo Arrivederci. chiudere dicendo che l'iniziativa femminista è l'utopia femminista dell'età contemporanea per noi. Mi sembra un'ottima chiusura, però adesso è proprio la chiusura. Allora, grazie Eliana, la sera. Ciao a tutte. Arrivederci.